Sebastian guardò sua madre e suo padre al tavolo della colazione. «Preghiamo», disse. I suoi genitori si guardarono sorpresi. Credevano in Dio, ma non avevano mai pregato prima di mangiare. «Ringraziamo Dio», disse Sebastian. I tre chinarono la testa e chiusero gli occhi. La madre di Sebastian ringraziò Dio per il cibo. Dopo la colazione, Sebastian andò a scuola, a Clizza, in Bolivia. Sebastian aveva iniziato a studiare alla scuola avventista del settimo giorno quell'anno. Stava imparando l'alfabeto e i numeri. Stava anche imparando a pregare e a ringraziare Dio per tutto. Quella sera, a cena, Sebastian guardò i suoi genitori e disse di nuovo: «Preghiamo, ringraziamo Dio». La famiglia chinò il capo e chiuse gli occhi per ringraziare Dio per il cibo. La famiglia iniziò a pregare prima di ogni pasto. Ringraziavano Dio anche per tutto quello che avevano. I genitori di Sebastian erano molto felici. Vedevano che il loro figlio era un bambino speciale, benedetto da Dio. Quando Sebastian aveva 6 anni, chiese a sua madre di portarlo in chiesa il sabato. I suoi genitori non volevano farlo, ma lui desiderava andarci perché aveva sentito parlare della scuola del sabato in classe, alla scuola che frequentava. Così insisté più volte, fino a che sua madre si convinse. Ma lei non volle entrare. Attese fuori sino alla fine del servizio e poi riportò Sebastian a casa. Sebastian era felice di andare alla scuola del sabato, ma voleva che i suoi genitori andassero con lui. Quindi continuò a chiedere finché sua madre non iniziò ad andare con lui. Suo padre, però, non voleva andare. Sebastian pregò che suo padre andasse in chiesa con loro. Anche sua madre iniziò a pregare che andasse in chiesa con loro. Poi a Sebastian nacque una sorellina, Samantha, e suo padre accettò di andare in chiesa per una cerimonia speciale, per presentare a Dio la piccola Samantha e anche Sebastian. Quando Sebastian aveva 8 anni, sua madre decise di essere battezzata. Un anno dopo, anche Sebastian fu battezzato. Continuò a pregare per suo padre. Gli chiedeva sempre di andare con lui alle attività della chiesa, soprattutto a quelle dei tizzoni. Voleva che suo padre fosse più vicino a Dio. Dio rispose alle preghiere di Sebastian. Quando Sebastian aveva 10 anni, suo padre fu battezzato. Oggi Sebastian è un 12enne felice. I suoi familiari ringraziano Dio ogni giorno per tutto quello che hanno, soprattutto per Sebastian, di cui Dio si è servito per cambiare la loro vita. L'offerta del 13° sabato di questo trimestre aiuterà ad aprire 4 nuove chiese in Bolivia, così che altre persone, come Sebastian e la sua famiglia, potranno frequentare una chiesa avventista nella loro città e imparare di Gesù. Grazie per il vostro sostegno a questo progetto.